Ritorna l'appuntamento con Tra le righe, incontro con l'autore. Oggi ho il piacere di presentarvi il libro di uno scrittore e giornalista che abbiamo avuto modo di ospitare più volte a Padre Pio TV, che oggi ci presenta il suo ultimo libro, edito dalle Paoline, dedicato a Frate Mago, annunciare il Vangelo con gioia. Lui è Vincenzo Varagona. Ciao Vincenzo, benvenuto. Ciao Paola e un saluto a tutti i telespettatori. Allora, un libro in cui racconti attraverso le storie, le interviste, le testimonianze di chi l'ha conosciuto, la storia di padre Gianfranco Priori, che è un frate, un francescano, ma anche un mago. Ma mi racconti come lo hai conosciuto e poi come ti è venuta voglia di dedicargli un libro? Allora, l'ho conosciuto, ti parrà strano, in Africa. L'ho conosciuto in Etiopia e devo dire che questa serie di biografie che ho scritto per le Paoline fino a oggi hanno tutte, ma inconsapevolmente, il fil rouge dell'Etiopia, perché partendo da Abba Marcello, che è proprio con cui ho lavorato in Etiopia, e per finire a Frate Mago, che ho conosciuto in Etiopia, c'è questo legame delle missioni. L'ho conosciuto perché ero andato a seguire per la RAI un reportage in Africa a Sodo nel Volaita e lì in questa comitiva c'era anche lui. E nonostante fosse abbastanza conosciuto, però io non l'avevo mai incontrato e lì chiaramente mi ha colpito molto questo suo modo di coniugare la sua missione pastorale. Lui in quel momento era, cosa che è stato per una quindicina d'anni, responsabile delle missioni estere cappuccini. Per dare una cifra, nel suo mandato di una quindicina d'anni, lui è riuscito a fare lievitare le adozioni internazionali a distanza da 1500, quota nella quale l'aveva trovato, ha trovato il suo ufficio, fino a 7000. Per questa sua carica straordinaria di umanità e di capacità di contatto con le famiglie e con le persone che poi in tutta Italia invitava a sostenere i bambini del Volaita. L'ho conosciuto in quelle circostanze. Il libro invece ha una storia diversa perché il libro è legato al precedente volume su Padre Pietro, Muratore di Dio, perché questi due personaggi sono contigui. Padre Pietro l'eremita sul monastero di San Leonardo, che è sopra l'Ambro, il santuario dell'Ambro, molto conosciuto perché è il secondo santuario mariano dopo Loreto delle Marche, di cui è rettore tutt'oggi, padre Gianfranco, e dove era stato mandato, esaurito il compito missionario. Ebbene, io avevo l'abitudine di intervistare padre Pietro, e quella è stata l'ultima intervista prima che gli prendesse il malore, è morto nel 2015, e passando proprio da Frate Mago mi racconta che lui aveva incontrato Papa Francesco, pochi mesi prima. E gli chiedo le circostanze di questo incontro e lui mi racconta così come se niente fosse, però questa notizia poi è stata, come dire, lievitata ed è stata diffusa sia attraverso i miei servizi in RAI, sia attraverso Avvenire, il giornale con cui collaboro, perché ha raccontato che incontrando Papa Francesco ha allargato gli occhi e benedicendo gli attrezzi del mestiere, le cordicelle, le carte, il fazzolettone. Papa Francesco gli ha detto, sorridendo, ma tu sei un mago, va. E questa è stata una cosa di cui lui si è forse poco accorto, però io l'ho colta subito perché dopo tanti decenni in cui Frate Mago svolgeva la sua missione e la sua arte, e stando molto ben attenta a non tirare fuori la parola mago o magia, perché nella Chiesa è sempre stata un po' tabù, arriva il Papa in persona che gli sdogana questa parola mago. Lui da quel momento ha cominciato a farsi chiamare Frate Mago, ma poi tutta l'informazione che è stata data su questo incontro e anche sul suo personaggio ha fatto in modo che da quel giorno non ha più una serata libera. Serate naturalmente dedicate alle parrocchie, dedicate a chiunque voglia fare evangelizzazione di allegria, insomma. Ecco, quello che mi ha colpito è che allora, il libro è diviso in quattro sezioni, la parte dedicata all'uomo, alla missione, l'economia solidale, poi gli amici e le esperienze. Però tutti quanti, cioè tu quindi hai intervistato queste persone, questi amici, coloro che hanno avuto anche solo per un tratto della loro vita hanno incontrato Frate Mago, hanno incontrato Padre Gianfranco Priori e tutti quanti c'è
un comune denominatore, che è quello che padre Gianfranco utilizza i giochi per arrivare dritto al cuore degli uomini. Quindi lui ha questa capacità, forse anche innata, questo talento che il Signore gli ha dato di comunicare, di arrivare dritto al cuore delle persone. È così. Assolutamente sì. Aggiungo che molti chiedono a Frate Mago, ma tu che ti è un professionista, quindi lui si prepara tutti i giorni, un paio d'ore, eccetera, eccetera. Come fai tu a pregare, a svolgere la tua missione di cappuccino se sei così impegnato e concentrato nell'arte magica? E lui risponde un po' come rispondeva Padre Pietro, che per 50 anni ha costruito questo castello di Dio su in cima ai Sibillini. Padre Pietro gli chiedeva: ma tu lavori tutto il giorno, quando preghi? Lui sorrideva, guardava in alto e diceva: io lavoro costruendo, prego, costruendo questo castello. E Frate Mago è riuscito, attraverso questa energia incredibile che trasmette il gioco, a raggiungere tantissime persone che non sono credenti. Quindi le testimonianze riportate nel libro sono tante di figure che rimaste elettrizzate, magnetizzate dalla sua capacità di scherzare attraverso il gioco delle carte, e vi garantisco che rimarreste assolutamente meravigliati se lo vedeste. Ma lui è diventato anche famoso facendo l'ospite da Maurizio Costanzo Show e nei maggiori programmi televisivi. Quindi nella metà degli anni 90 lui era conosciutissimo a livello nazionale, poi naturalmente la sua parabola di notorietà è un po' scesa. Ma meraviglia tantissimo, attira le persone con questo stile caldo, accogliente, il sorriso, il Vangelo e la gioia, e avvicina la gente al Signore. Lui nell'ambro, alcune testimonianze dicono, siamo rimasti colpiti del suo stile di accoglienza nei confronti di bambini, bambini che fanno chiasso in chiesa, con molti sacerdoti, molti parroci, li allontanano, pregano i genitori di allontanarsi. Invece lui col suo stile li accoglie, il suo magnetismo, chiamiamolo in questo modo, li accoglie e riesce a farli stare tranquilli accanto a sé all'altare. Così i disabili, schizofrenici, cioè persone che magari in chiesa, in condizioni normali, non riescono a essere tenuti sotto controllo, lui quando vede che si agitano, li chiama a sé, li chiama sull'altare, e questo stile ha fatto sì che lui abbia riempito le chiese dove ha operato per ultima il Lambro. Tieni conto che il Lambro nel 2016 è stato danneggiato fortemente dal terremoto, e lui è riuscito in un altro miracolo, perché poche settimane fa, la notte di Natale, è riuscito a riaprire questo santuario, catalizzando ancora una volta, direi magnetizzando ancora una volta, finanziamenti per 1.200.000 euro, che è una cosa che nessuno nel cratere del terremoto è riuscito a fare. E lui ha riaperto la notte di Natale l'Ambro, immagina quanto potesse essere pieno, e l'ha fatto ritornare al centro della spiritualità, non solo nell'area del terremoto, perché quella è un'area veramente colpita, ma anche in tutte le regioni circostanti, sono arrivate da tutta Italia per l'occasione e continueranno a venire. E poi ci sono tante testimonianze di circostanze in cui gente che bestemmiava, che giocava a carte, che beveva, lui si è avvicinato e anziché snobbarla o addirittura colpirla, si è avvicinato, è stato a sentire, ascoltare, ha colpito l'attenzione di questi personaggi un po' lontani, diciamo, dal nostro mondo, e con la calma e anche con l'arte del gioco è riuscita a reggere, insomma, questa relazione con queste persone per diverso tempo, fino alla fine di questo colloquio, a farle inginocchiare e farle pregare insieme a lui. Ecco, è un tipo particolare, insomma, diremmo un tipo strano, ma con questo carisma e con queste sue capacità è riuscito a arrivare laddove tanti nostri sacerdoti, tanti nostri parroci non riescono ad arrivare. Ecco, immagino che sarete insieme, me lo accennavi prima, a presentare il libro in diverse
parrocchie d'Italia e immagino anche che padre Gianfranco non si risparmierà. Sicuramente tu parlerai del libro e della sua storia e lui sicuramente poi farà in modo di allietare, di comunicare come solo lui sa fare attraverso questi giochi di prestigio. Abbiamo avuto modo di incontrarlo al Festival Francescano, quello che si organizza nell'Emilia-Romagna. Presenza fissa, riesce davvero a catalizzare grandi e bambini, senza dubbio. Quindi porta i nostri saluti a padre Gianfranco, speriamo di incontrarlo presto, perché no, anche nei nostri studi. In conclusione, una battuta al volo, Vincenzo, tu che cosa hai imparato scrivendo questo libro, raccontando la storia e le tante storie che poi ruotano intorno a Frate Mago? Ho imparato intanto una grande capacità di ascolto. Non esistono situazioni in cui Frate Mago ha mai manifestato intolleranza. Questa è una lezione fortissima perché in tempi come questi, in cui l'intolleranza sembra diventata una regola di vita, lui Esatto. invece l'ascolto e soprattutto l'empatia. Lui riesce a essere empatico anche con persone di fronte alle quali tu giresti, per strada. E questa sua è un talento naturale, come quello per il gioco delle carte, fa sì che lui riesca ad attirare attorno a sé persone che normalmente sono lontane sia dalla comunità ecclesiale, ma sia anche dall'idea stessa di Dio, del Signore. E questa è una prima lezione che ho incontrato. La seconda è veramente la perseveranza, la indistruttibilità del personaggio. Lui riesce veramente a fare spettacoli, momenti di... Ecco, l'ultima che ti posso raccontare è questa chiamata che ha avuto nella moschea di Ancona da Mohamed Nour Dashan, che è l'imam di Ancona e che è stato anche presidente delle comunità islamiche d'Italia. Io sono rimasto veramente meravigliato. Quando un giorno Frate Mago, che si erano conosciuti in altre circostanze, mi ha chiamato e mi ha detto: mi invitano in moschea, cosa devo fare? E io ho detto: vacci, non ho capito perché non ci devi andare. A lui sembrava strano, pensava di dover chiedere permessi. Ho detto: tu sì, un frate che va a evangelizzare anche in quei posti. E vedere queste persone, insomma, soprattutto mamme e bambini, naturalmente col velo, eccetera, eccetera. Di fronte al primo momento di perplessità, di stranezza, perché è assolutamente normale sciogliersi in sorrisi così genuini, così trasparenti, così umani, e a me mi ha dato veramente, mi ha fatto intanto una tenerezza enorme. E poi mi ha fatto capire dove il linguaggio dell'arte, la musica, la magia può portare molto molto lontano e si può trasformare in una chiave risolutiva anche di tanti conflitti, tensioni, difficoltà, polemiche, insomma, che stanno caratterizzando il nostro tempo. Io ti ringrazio per essere stato con noi, per averci raccontato del libro dedicato a padre Gianfranco Priori in arte Frate Mago. Eccolo qui, edito dalle Paoline, Annunciare il Vangelo con gioia, firma di Vincenzo Varagona. Grazie davvero di cuore per essere stato con noi e salutaci padre Gianfranco e in bocca al lupo per la presentazione del libro appunto nelle varie parrocchie della nostra bella Italia. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie Paola e un caro saluto a tutti i vostri telespettatori. A presto.